Stiamo pescando in una piana dove il fondale è presente principalmente nella sponda opposta, quindi si tratta di riuscire a fare lanci molto precisi sull'altra sponda in modo da fare transitare l'esca pienamente nella zona di profondità, che soprattutto dato l'orario in cui stiamo pescando, le zone profonde saranno sicuramente quelle dove stazionano principalmente i pesci in questo momento del giorno. Facciamo piccole pause durante il recupero per permettere all'esca di affondare qualche decina di centimetri in più. Infatti in questi casi, anche grazie alla corrente, comunque sia, l'esca risulta sempre in movimento, quindi non possiamo permetterci alcuni secondi di pausa durante il recupero senza perdere l'efficacia dell'azione dell'esca. In questo caso, con queste esche super leggere, abbiamo bisogno di un mulinello che abbia delle doti di imbobinamento assolutamente eccellenti, anche a causa della leggerezza dell'esca e dei ridotti diametri che utilizziamo, di fili o treccia Fire Ice in questo caso. Ora stiamo utilizzando un mulinello Wildish, sempre un prodotto della serie Raptor 2011, un mulinello con un rapporto di recupero di 5 a 4, quindi un recupero, diciamo così, nella media, non estremamente veloce, che è proprio quello che ci serve per pescare in ambienti ristretti come questi. E altra caratteristica estremamente importante è la taratura della frizione, che pescando, come dicevo, con attrezzature così leggere e pesci estremamente selvatici, bisogna avere la possibilità di regolare la frizione in maniera impeccabile. In questo momento sembra che le trote si siano abbassate parecchio, di conseguenza iniziamo a pescare con testine piombate e groove molto particolari che adesso vi farò vedere, proprio per andare a stuzzicare in prossimità del fondo, quindi pesca molto lenta, andiamo a sondare il fondale vicino alle buche più profonde. In questo caso utilizziamo delle testine da 3,5 grammi, armate con un amo dell'1. Teniamo un colore neutro, io preferisco sempre tenere il colore neutro, almeno per quanto riguarda la testina. Ok, e adesso andremo ad armarla con un hammertail, che sono groove molto particolari, perché permettono, grazie a una speciale finitura che abbiamo sulla coda, permettono a questo groove di muoversi a qualsiasi velocità. Utilizziamo, come vedete, questo martello permette al groove di muoversi anche in presenza di una minima corrente. Questo ci aiuterà parecchio a stimolare l'azione dei pesci. Eccoci qua. Ed ora proviamo ad andare a bussare in casa sotto i sassi delle trote. Il gommino dietro un sasso ha regalato un pesce bellissimo. Guarda come combatte. Abbiamo catturato questa bellissima trota dietro un sasso, ho cambiato il colore del groove dell'hammertail perché il sole è calato, di conseguenza ho messo un colore molto più vivace. Secondo lancio, eccola qua, colore arancio e giallo fluo.
bel pesciotto. Liberiamo subito. E vai. Ce l'abbiamo fatta anche con questa. Eccola. Questa è sicuramente più interessante come taglia. Anche questa l'abbiamo presa sul lato opposto del fiume. Ha anche provato a piantarsi sotto un sasso, vedete che c'è l'alga, per fortuna era vicino a noi, non era lontana, e siamo riusciti a farlo uscire dalle alghe. Ok, pesce liberato, lasciamolo tornare nel suo torrente. Bene, e anche oggi ci siamo divertiti, qualche pesce, bel pesce in questo caso, con l'Esca Rapid 2011 l'abbiamo preso, quindi ci vediamo al prossimo giro, ciao a tutti!